Sara Stregola, buongiorno Sara, la nostra stilista che si perde tra i colori dei fiori questa mattina, bella sgargiante, primaverile, e rimettisi, sì, i tulipani. Allora, ricordate che la settimana scorsa abbiamo visto delle sfilate di moda, abbiamo parlato di costumi, e Sara diceva, Miri, devo ammettere che ho avuto molta difficoltà a trovare una sfilata di costumi, diciamo, di taglia, insomma, conformate neanche, perché una taglia conformata è una taglia che va oltre la 50, 52, 54, diciamo che già comode, una taglia 46, 48, secondo me, una 50 non è una taglia conformata, giusto? Sì, sono taglie comode. Ecco, taglie comode. È riuscita a trovarla, quindi cominciamo a vedere, cominciamo proprio di qua e commentiamo, va bene Sara, come facciamo spesso. Sì, sì. E poi nella seconda parte invece vedremo una sfilata di una nota marca italiana che praticamente una nota firma italiana che veste proprio primavera estate. Allora, costumi interi ovviamente sono quelli che vengono proposti. Infatti, le modellistiche sono logicamente completamente diverse, sì, perché sono più avvolgenti, quindi più discrete, no? Quindi sono linee che possono essere indossate da chiunque, quindi anche la persona più rotonda può tranquillamente permettersi la gonna lunga e quindi può sentirsi a suo agio. Ecco, abbiamo visto però da questo primo completino che è venuto fuori che comunque i colori, sì, le tinte, allora non c'è assolutamente nessuna differenza per quanto riguarda i colori, perché lo vedremo anche successivamente, c'è tantissimo bianco, tantissimi colori molto, molto forti, molto accesi, e quindi questo ci denota che effettivamente anche le taglie più possono permettersi colori di tendenza, di moda, addirittura il bianco, che per dominata, cioè infatti si evita perché si dice che tende ad ingrassare. E qua abbiamo addirittura i due pezzi, e sono sfilate che ho trovato in rete, sono costumi brasiliani, però sono molto più contenuti, quindi anche la persona più in forma che vuole indossare i due pezzi può indossarlo, però logicamente stando attenti un po' alle forme della mutandina, della micro-ore, cioè io pensavo parlassi. Sono taglie abbondanti, davvero abbondanti, sono taglie più. Però vedete quanto sono giovani queste modelle, quindi sono ragazze, infatti, quindi io credo che sia giusto, insomma, che queste giovani donne che hanno, diciamo, questa robustezza possano avere la possibilità comunque di giocare con i colori, comunque di giocare con insomma, anche di andare al mare, mettersi in costume, sentirsi a proprio agio, quindi infatti è una fortuna che ci sia questa azienda che evidentemente si occupa proprio, capite, si chiama, quindi evidentemente si occupa proprio delle costume più robuste. Che carino questo costume, bellissimo questo. Anche colore, le tonalità del giusto. Molto bello, molto 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 no, bello. Ma pur essendo delle linee contenute, comunque sono modelli giovanili, infatti vengono indossati con disinvoltura da queste ragazze, sono belle anche le gradazioni. A differenza, allora noi la volta scorsa comunque abbiamo visto delle marche che fanno anche con formato, però abbiamo notato che in quelle marche già gli abbinamenti, gli accostamenti erano più piatti, quindi erano più spessi. Invece qua, pur trattando veramente l'over, notiamo comunque delle fantasie belle, quindi molto sgargianti, dei colori molto, molto accesi, e abbiamo anche maggior assortimento per quanto riguarda
prenditi dai due pezzi al costume utile, da quello più classico a quello più di tendenza, da questo è il costume classico, forme molto pulite comunque, no? Molto lineari in base. Qua troviamo veramente il costume utile, no? Cosa che non abbiamo visto nelle sfilate precedenti, perché i costumi erano comunque molto ridotti, e quindi anche se magari davanti si presentava intero, il dietro era in due pezzi e anche abbastanza sbandato. Quali erano anche questi due pezzi? Che belline che sono. Io voi adesso vi tiro fuori proprio un mio pensiero, una mia considerazione. Hanno dei visi queste ragazze che ovviamente fanno le modelle per quelle taglie, che sono davvero belle. Io provo davvero grande tenerezza per queste ragazze, perché tutto è una maschera. È una maschera, è una maschera, perché non si vive bene in un corpo che ha evidentemente delle misure che si va oltre, e allora si acutizzano quegli aspetti, è un fattore proprio psicologico, no? Si acutizzano quegli aspetti che ti consentono di essere apprezzata dagli amici, dai parenti, allora diventi la simpaticona, la bonacciona, la persona sempre disponibile, no? Ed è in realtà poi invece tutto un meccanismo che nasconde dietro la paura di non essere accettati, perché si è fuori dalle linee, quelle linee che vengono dettate dalla moda, dai media, da tutto quello che insomma che ci circonda, no? Dall'aspetto assolutamente materiale. E io ho sempre detto, sfido chiunque a dire che non è così, sono pronta a un qualsiasi confronto, se non altro perché è un'esperienza vissuta, per questo. Allora, questo bellissimo, anche questo tessuto molto colorato, Sara. Senti, è osare mettere un due pezzi secondo te, il tuo punto di vista, quando si è un oversize? No, io apprezzo effettivamente i due pezzi anche addosso di una persona formosa, perché comunque il costume intero non nasconde, è solo un'illusione ottica, no? E noi cerchiamo di convincerci che magari il costume intero possa coprire le forme, ma non c'è molta differenza dal costume intero al due pezzi. Quindi a questo punto la persona... Forse è più difficile indossarlo magari quando si è filiforme, perché magari lì possono essere messi invece in evidenza quelle che sono magari delle defaillance, come per esempio i fianchi molto stretti o le spalle piccole. Quando riguarda il costume intero, sì. È più difficile indossare il costume intero in realtà, no? È un luogo comune pensare il contrario, ma in realtà fisicamente indossare un costume intero mette più in evidenza quelle che possono essere delle defaillance nel fisico, quindi spalle strette, come dicevo prima, sedere piatto, oppure fianchi piccoli. Vabbè, fianchi perché magari stretti. Con i due pezzi tu vai a regolare l'altezza della mutandina, bassezza anche. Quindi vai a sgambare oppure la rendi bassa, e quindi lo slip può aiutare, regolando lo slip può aiutarti a dare maggiore forma al corpo. Brava. Invece il costume intero no, è difficile da regolare, quindi se è sgambato non puoi abbassarlo, perché ti deve essere tutta la parte superiore. Quindi in quel caso effettivamente o hai un fisico perfetto, se si tratta di costumi di tendenza, quelli effettivamente tutti mini, oppure non riesci a sistemarlo bene addosso. Vabbè, intanto io ti ringrazio per la ricerca che hai fatto e per averci portato le immagini di questa sfilata, quindi sicuramente nei negozi insomma specializzati. Le nostre amiche telespettatrici che amano andare al mare, che cercano un
un bel costume, insomma, da indossare. Si può usare con la fantasia, giovani, esatto, che magari sono un po' più giovani, eccetera. Vedete quella marca là? Io non dovrei dirlo, però insomma, basta cliccare su internet e provate a vedere dove è possibile trovarle. Magari sceglietevi un costume che sia consono al vostro spirito, ecco, più che al corpo, che forse è meglio. Ecco, guardate che carino anche questo. Questo è bello, verde smeraldo. Tutte tonalità molto forti anche in questa sfilata. Quindi, anche perché sulla spiaggia, voglio dire, se non ti metti i colori d'estate, se non metti i colori sulla spiaggia, ma guarda, pure ci sono tante persone con queste sottanine nere o marroni che non si sbloccano un po' anche d'estate, perché pensano effettivamente che il nero tenda la figura, e quindi anche al mare portano abiti oscuri. Invece il fiorato, le tinte fantasia comunque ti danno luce, vitalità. Ecco, garbato, grazioso, questo è un altro bel dettaglio. Si vedete che belle le cammine garbate, sono alte al punto giusto, non sono né molto alte fino in vita, quindi coprono bene, abbracciano il fianco. Vediamo. Quindi anche la parte posteriore è comunque ben contenuta. Non sono brasiliane, non sono slip. Le troverei terribilmente volgari, insomma, su sì, una forma bella, insomma, robusta. Una brasiliana la troverei davvero ridicola. Come poi bambina. Ci sono persone che usano. Buon per loro, che hanno l'estate scorsa, che hanno lo spirito, ho visto di tutto. Buon per loro, in spiaggia. Buon per loro, che hanno lo spirito. Questo per una signora un po' più elegante, uno dei pochi costumi neri, infatti abbraccia tutte le fasce di età, ecco. dalla persona più matura alla persona giovane. Quindi logicamente credo che i giovani inizieranno a mettere fantasie molto forti, la persona più adulta sicuramente opta per queste tonalità, queste fantasie. Evidenza, evidentemente, anche il décolleté, insomma, quindi il seno bello prosperoso. E infatti, uno dei vantaggi. Uno dei vantaggi. Bello prosperoso, che viene messo ovviamente in bella vista, come giusto che sia. Infatti. Quindi. Da volume, no, ma io amo le scollature, le persone che hanno qualche chiletto in più, perché effettivamente lo scollo viene valorizzato, perché magari adesso di una persona magra, cioè lo scollo per dei décolleté, per le rende. Certo, ecco, vedete, la sfilata finale, la sfilata finale, questa è la sfilata che si occupa della progettazione dei capi. Ci vuole, come dire, io credo che ci voglia passione e amore per la donna, no? Per dedicarsi alle persone che hanno delle taglie, insomma, guarda, forti, comunque credo che si stia sviluppando questo settore. Guarda, noi ne abbiamo parlato un po' di tempo fa e credo che sia anche giusto, perché voglio dire la 40, la 42, perché ci sono delle fiere a livello proprio mondiale sulle le taglie e poi viene lanciato l'allarme per l'obesità. Se viene, non parliamo di estremi di obesità, ma sicuramente evidentemente le persone in sovrappeso sono tantissime anche in Italia, e se sono in sovrappeso non sono la 40, non sono la 42, voglio dire, è una questione anche di logica, o no, Sara? Io credo che sia così. Effettivamente vai dalla 46, ma nemmeno 46, 48, 48 in su. E quindi abbiamo dei seri problemi proprio per quanto riguarda l'abbigliamento.
Allora, adesso diamo la linea alla regia, noi ci ritroviamo subito dopo ancora con Sara e faremo un salto sulla passerella di una delle firme più famose, delle che veste proprio le taglie un po' più alte, ancora non conformate ma sicuramente più alte, e la commenteremo insieme. Ovviamente parliamo sempre di primavera e estate. Prego, regia.